Grazie, buonasera a tutti, benvenuti in questa sala che veramente ogni volta ci meraviglia e meraviglia il fatto che Ancona abbia queste cose così belle e sappia valorizzare. Noi cerchiamo di valorizzarla, ma dovrebbe valorizzare tante altre cose in più. Capite bene che non è facile parlare dopo la dottoressa Melotti, che parla con grande competenza, ma anche con un altro valore che è il cuore e la passione, perché sono quei valori che rendono ancora più forte, più importante e più radicato l'impegno sui temi che sta affrontando. Credo che oggi l'approccio al tema di cui stiamo parlando è molto intelligente, perché integra forze dell'ordine, istituzioni giuridiche, istituzioni economiche, associazionismo legale e sociale, e tocca da vicino una serie di interessi che toccano l'economia, per cui la Camera di Commercio a pieno titolo fa parte di questo pool di soggetti che, e questo è molto bello, condividono gli obiettivi in un'Italia dei campanili, dell'autoreferenzialità, che tutte queste enti, istituzioni condividano e discutano di un problema comune, cercando di affrontarlo in maniera e con tematiche e anche con punti di vista anche diversi, è evidente che dà soprattutto il segno e il segnale che questa è un'Italia che vuole condividere alcuni obiettivi, e il fatto che voi siate qui presenti dimostra questo con grande forza. Io credo che le stime sull'industria del crimine siano assolutamente complicate, ma la dimensione economica del crimine organizzato, sulla dimensione economica non ci sono dubbi, è enorme. Noi ci basiamo su dati della Banca d'Italia. La Banca d'Italia dice, da uno studio di poco tempo fa, che emerge un valore medio nel quadriennio 2005-2008 pari all'11% del PIL, con un ammontare pari solo nell'anno 2009 di 5,2 miliardi di danni. Diciamo su cifre che sono cifre da capogiro, evidentemente, e su queste cifre è logico che si innesca il meccanismo della competitività della nostra economia e delle nostre aziende. Io penso che sicurezza e legalità sono fattori che incidono e incideranno sempre di più direttamente sulla competitività non solo del nostro sistema economico, ma anche su quello dei territori, su quello delle aziende e su quello sociale. Per cui sicurezza e legalità diventano un prerequisito fondamentale per lo Stato di diritto, ma anche per la crescita e per lo sviluppo. Un prerequisito la cui mancanza penalizza lo svolgimento di qualsiasi attività economica. I fenomeni criminali, infatti, rappresentano un grave danno per l'economia legale e sana, nuociono alla competitività delle imprese, sostentano la malavita, arricchiscono le mafie, avvelenano la società civile. L'illegalità genera comunque un mercato artefatto, pericoloso, parallelo, che falsa le regole del gioco e che si alimenta con rabbia, usura, contraffazione, abusivismo, lavoro nero, evasione fiscale, economia sommersa, con tutta una serie di valori che niente hanno a che fare con quella società civile, quella società del lavoro, quella società del fare, che oggi deve essere rimessa al centro di questo rilancio Italia, perché altrimenti noi non ne usciamo assolutamente. E oggi, per l'effetto del prolungarsi e con l'effetto del prolungarsi di questa recessione così profonda, così lunga, che ha assunto toni ormai quasi drammatici, il costo dell'illegalità per le imprese del nostro paese rappresenta un peso davvero insostenibile. Per cui l'impegno per la tutela e la promozione della legalità va sempre più alimentato, sempre più sostenuto e va rinnovato giorno dopo giorno. E certamente passa dai luoghi della conoscenza, dai luoghi del sapere, dall'esempio virtuoso delle istituzioni, dall'incoraggiamento e dall'arricchimento dello scambio culturale, dallo sviluppo delle forme di convivenza civile. Questi sono
sociali, i fattori che rappresentano la deterrenza contro qualsiasi forma di violenza, di prepotenza e di abuso. Ecco, il ritorno alla normalità della sicurezza e della legalità, queste sono le cose che le imprese chiedono con grande forza, queste sono le cose che le imprese, di cui le imprese hanno necessità forte, perché attraverso questi canali noi potremo riuscire a rimettere in moto un meccanismo economico. Se poi invece la legalità si scontra con l'illegalità e alcune volte vince l'illegalità, è evidente che tutto viene falsato, tutto diventa molto più difficile. Però io sono convinto di una cosa, che i convegni servono, gli incontri servono, le analisi servono, se le decliniamo poi in atti concreti, se diventano strategia. E qui volevo un attimo fare alcune riflessioni su quello che fa un ente, che si chiama Camera di Commercio, per cercare di fare della legalità, della correttezza, uno degli elementi cardine della competizione. Convinti come siamo che soltanto attraverso la legalità si possa andare oltre a questo momento così drammatico che tutti stiamo vivendo. Noi lavoriamo, dico noi, io sono presidente pro tempore, sono fortunato di essere presidente pro tempore di una Camera di Commercio che su questo tema, per esempio, come su tanti altri temi, si impegna, ma che ho trovato impegnata, dove le persone, poi le enunciazioni diventano pratiche attraverso il lavoro giornaliero delle persone che lavorano all'interno del nostro caso della Camera di Commercio, e che io ringrazio personalmente proprio per l'impegno quotidiano su temi che sono anche estremamente delicati, ma sui quali ci vediamo tutti. E lavoriamo molto sulla diffusione della cultura della legalità, con particolare riferimento alla prevenzione rispetto a una delle cose che sono clamorosamente alla luce del sole ormai, purtroppo, che è la contraffazione e la pirateria. Sono due elementi che distorcono totalmente la competizione. E come diceva la dottoressa Melotti, su alcuni punti c'è un calo di percezione, cioè l'orologio taroccato non è un grande problema comprarlo, come la borsa, come tante altre cose. E questo invece mette in moto meccanismi che sono meccanismi perversi, perché alimentano un mercato parallelo che non è sicuramente un mercato di correttezza, ed è sicuramente un mercato di sfruttamento a tutti i livelli. Per cui su questi temi noi ci lavoriamo per quello che è la nostra parte, convinti come siamo che se ognuno riesce a fare la sua parte, tutti insieme faremo una grande parte, sarà una grande trasformazione della società. E questi temi della contraffazione della pirateria, per esempio, sono fenomeni naturalmente di portata internazionale, ma naturalmente si ripercuotono in modo gravissimo in ambito economico e sociale. Sociale anche, perché quando cala la percezione dell'errore, è evidente che la società si parametra su tolleranze che sarebbe opportuno non accettare. E per cui la contraffazione provoca danni enormi al mercato, causa distorsioni della concorrenza, mina l'originalità. Io non finisco mai di ripetere una cosa, che una ricerca internazionale dice che il brand Made in Italy è il terzo brand conosciuto al mondo. Il primo brand è Coca-Cola, il secondo brand è Visa. Visa, a me ha colpito un po' il fatto che il secondo brand conosciuto al mondo sia Visa, ma sono dati effettivi. Il terzo brand è Made in Italy. Per cui colpire la nostra originalità, colpire il nostro modo di porci, è colpire tutti noi, è colpire il nostro futuro, è colpire quello che noi potremmo essere e dobbiamo essere oggi e domani. E per cui è un modo anche per in qualche modo proteggere questo benedetto Made in Italy, un modo
com'è che nel mondo il Made in Italy viene interpretato quasi come fascino di un modo di vita, non soltanto il prodotto da solo non regge, se non porta dietro quel fascino, quell'alone di un mondo che ancora viene guardato con grande, oltre che con grande ammirazione dai popoli del mondo. E se perdiamo anche il fascino dell'Italia Style, quel fascino importante che aumenta il valore intrinseco del prodotto stesso, se togliamo quella fantasia, quell'elemento che completa un prodotto e lo fa diventare immortale e soprattutto ambiguo, è evidente che perdiamo tanto di quella che può essere il nostro, di quello che può essere il nostro futuro. Non saremo mai un paese che produrrà serialità enormi a prezzi stracciati. Dovremmo essere un'Italia che deve fare l'Italia, cioè nel mondo dobbiamo fare quello che sappiamo fare. E l'Italia che faccia l'Italia nel mondo credo che sia uno degli obiettivi che i futuri governi, e questo governo in primis, e tutti noi debbono perseguire. Cioè, se noi facciamo bene le cose che sappiamo fare, siamo invincibili. E credo che su questi temi, insomma, ci sia veramente molto da guardare nel momento in cui tutti stiamo in una fase delicata come quella economica, cercando delle direttrici nuove di sviluppo. È evidente che un'economia è in una fase calante irreversibile, un certo modello di sviluppo è in una fase calante irreversibile, ma va sostituito con un modello nuovo, dinamico, moderno, che però parta da temi e da cose che abbiamo e sappiamo fare. Non possiamo inventarci, non possiamo fare cose che non sappiamo fare, anche perché quello che abbiamo e che sappiamo fare è ambito nel mondo. Credo che siano queste cose che ci devono far riflettere in qualche modo, perché poi parliamo del nostro futuro, ma soprattutto del futuro dell'occupazione dei nostri ragazzi, dei nostri figli, delle generazioni future. Per cui io credo che mentre la contraffazione per beni riconducibili, non so, all'abbigliamento, alla borsa, all'orologio, sono tollerati nell'immaginario della gente, l'abbassamento del livello di percezione dell'illegalità, chiamiamola così. E noi stiamo puntando anche attraverso una grande operazione con le associazioni di consumatori sulla contraffazione che riguarda però anche prodotti sui quali parliamo di sicurezza e salute. Abbiamo tante cose che soprattutto il comandante sa bene, in quanto spesse volte la Guardia di Finanza ha affiancato dal punto di vista tecnico persone della Camera di Commercio, tecnici della Camera di Commercio, perché oggi anche la sofisticazione della contraffazione ha alzato il livello. Spesse volte non è neanche, sono dei maghi a capire che un prodotto è contraffatto rispetto a un prodotto non contraffatto, per cui anche quella soglia lì si sta alzando. Però ecco, un nostro grande partner in questo discorso sono le associazioni di categoria dei consumatori, soprattutto perché attraverso loro si crea una sensibilità forte sulla sicurezza, sia in salute che proprio sulla sicurezza. Parliamo di giochi di bambini, tanto per capire come siamo messi. Naturalmente la contraffazione alimenta i traffici della criminalità organizzata, il lavoro clandestino, lo sfruttamento e un'enorme perdita di gettito fiscale dello Stato. In questo momento di grande necessità, di grande solidarietà sociale, se trovasse anche lì una formula per rientrare sarebbe una cosa bella. Per contrastare gli effetti della contraffazione, perciò abbiamo un modo, un metodo, spesso dico, come ho detto, in collaborazione con la Guardia di Finanza, in un percorso articolato su più livelli. Da un lato ci siamo fatti promotori con le istituzioni della diffusione di una cultura dell'originale, ripeto l'importanza della
base che ormai anche nelle statistiche definiscono i ragazzi e i ragazzini come uno degli elementi che orientano gli acquisti dei genitori. Ha colpito una ricerca nella quale il colore delle macchine spesse volte viene condizionato dalla scelta dei figli, per cui ci sono delle cose insomma che fanno capire che lavorare su quella fascia, che è la fascia poi che deve crescere e deve crescere con alcuni valori, è un elemento credo molto, molto importante. Abbiamo sottoscritto protocolli d'intesa con l'Università Politecnica del Marche, con il Centro Studi Anticontraffazione di Milano, tutto con l'obiettivo unico di salvaguardare quella che è una nostra grande capacità, produrre cose belle che piacciono al mondo. Io credo che questa è la missione dell'Italia, fare cose belle che piacciono al mondo. E probabilmente l'elemento che può aiutare a fare cose belle che piacciono al mondo è anche dato dall'ufficio brevetti che la Camera di Commercio, sulla quale la Camera di Commercio ha investito molto, e l'ufficio brevetti e marchi dà un'assistenza continua per il rispetto dell'idea, cioè la garanzia che l'idea abbia la possibilità, e l'idea nasce non soltanto dalla multinazionale, ma nasce soprattutto dal singolo, dalla capacità del singolo, ecco, che l'idea abbia una tutela e quella tutela diventi elemento di rispetto per chi lavora e per chi produce e non invece, chiamavamo, io lavoro nel settore del mobile e dicevamo che il miglior architetto cinese si chiamava Kodak, cioè quello della macchinetta fotografica, perché facevano le foto dei prodotti al Salone di Milano e poi te li rifacevano. Invece credo che anche lì c'è molto ancora da fare, il rispetto dell'idea e la tutela dell'idea. Credo che qui siano quasi tutti avvocati, per cui credo che anche questa sarà una delle cose importanti. Un'altra, vorrei recuperare il tempo che la dottoressa ha preso a pieno titolo, perché mi ha colpito molto tutta una serie di passaggi. Lo recupero per lasciare spazio al comandante. Un altro dei temi che sono importanti, una piccola percentuale volevo dare. L'ufficio brevetti di Ancona l'anno scorso ha registrato l'85% in più di brevetti depositati. Vuol dire che c'è voglia di creare, vuol dire che c'è voglia di fare, vuol dire che c'è voglia di non arrendersi a una realtà che sembra sempre più difficile da affrontare. Un altro degli elementi che sono importanti è la semplificazione. La semplificazione è un altro di quegli elementi ed è una condizione senza la quale sembra impossibile operare, creare, reagire, prosperare, è quella di essere messi nelle condizioni pratiche e burocratiche per farlo. Purtroppo gli imprenditori hanno bisogno sempre più chiarezza e semplificazione, perché la nebulosità, le pastoie amministrative, oltre a far perdere tempo, denaro, pazienza, sono naturalmente terreno fertile per il sotterfugio e diciamo pure per l'aggiramento delle regole. E questo non è più tollerabile in un paese civile che deve competere con economie che sono sempre più libere da lacci e lacciuoli. E le pastoie burocratiche, una burocrazia che ti impone delle trafile enormi e dei tempi enormi in un mondo in cui la competizione brucia l'idea in tempi cortissimi, quello che pensi stamattina, stasera dovresti metterlo in pratica per essere competitivo, perché se lo metti fra 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi già non vale più. Ecco, quei tempi lì, i tempi dell'economia, che sono tempi immediati quasi, il momento in cui la società vive di internet e in tempi reali sa cosa succede dall'altro capo del mondo, qui pensare di dover fare trafile burocratiche per poter avere un permesso, qualsiasi per fare azienda e fare impresa, è evidente che non ci siamo proprio più
l'orientamento alla semplificazione e l'incremento del governo ci ha portato, tra le altre cose, ad evadere, e questa è una cosa la quale, ripeto, io come Presidente Potevole sono assolutamente orgoglioso, ma la quasi totalità delle pratiche del registro imprese viene evasa in via telematica, cioè non ci sono più file allo sportello, tanto che l'utente non si deve più muovere per andare alla camera di commercio, prendere la macchina, perdere tempo, parcheggiare, smoccolare perché c'è la fila, perché non trova il parcheggio, perché c'è il traffico. E questo credo che sia un grande risultato delle persone. Io, in un mondo così che tende a rendere tutto uguale, a fare il tornare con fascio, credo invece che è il momento proprio di dividere le qualità delle persone, cominciare a chiamare per nome chi lavora bene e sottolineare questo fatto. Il fatto che presso il 98% delle pratiche venga evaso soltanto attraverso la via telematica, credo che sia un elemento che crea prestigio e orgoglio a chi lo produce. E in continuità col percorso intrapreso da anni, alla luce di nuovi quadri normativi continui, l'ultimo di ottobre del 2012, con la cosiddetta crescita 2.0, ne abbiamo sentito parlare tutti, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di nuova impresa innovativa, di cui sono riconosciute una serie di agevolazioni e sgravi fiscali con l'intento di creare condizioni favorevoli per la nascita dello start-up di imprese innovative. Stiamo parlando proprio dei temi che sono importanti per uscire da quelle storie nelle quali chi vuole giocare nel torbido può avere partita più facile. E queste sono cose importanti perché io vorrei sottolineare che alcuni passaggi servono a semplificare la vita delle imprese. Noi dobbiamo lavorare tutti per semplificare la vita delle persone, perché semplificandola rendiamo più facile la vita delle aziende e più difficile comportamenti non virtuosi che possono nascere. Insomma, non voglio parlare della corruzione, che è un altro tipo di problema, ma credo che la Presidente della Corte dei Conti, Gian Paolino, quando dice che è una tassa immorale ed occulta, io credo che colga un po' nel segno. Ora, uno degli ultimi temi che voglio trattare è quello di un altro delle cose nelle quali la Camera di Commercio si è impegnata in prima persona, è una cosa che il mondo degli avvocati gli fa venire un torticare, però è il tema dei tempi della giustizia e naturalmente la giustizia alternativa, della quale si è parlato molto, e che anche questo, in un paese che guarda con sguardo fiero al domani, non può pensare che la certezza del diritto e la garanzia dei tempi ragionevoli della giustizia sia un elemento cardine. Ma questo non perché non si lavora bene, perché probabilmente credo che quell'idea importante di strumenti alternativi alla giustizia ordinaria avrà un unico obiettivo: decongestionare aule di tribunale e favorire il raggiungimento di esiti soddisfacenti per le parti contendenti in tempi e con costi contenuti. Io credo che lì di banali forse, o comunque di semplice soluzione, se portate in sedi in canali normali, tribunali, vedete che condominate, ci vuole 3 anni o 4 anni per dirimerla, per 3 anni o 4 anni fa guardare in riesco 2 persone. Se riusciamo a risolvere in tempi corti, se riuscissimo a risolvere in tempi corti, credo che anche a livello sociale ci sia un riscontro di miglioramento complessivo. Per questo, dicevo, la Camera di Commercio è stata una delle camere più
formazione, perché naturalmente ci vuole una formazione, e per il servizio di mediazione presso la Camera dove abbiamo proprio creato un organismo ad hoc. Questo si occuperà del procedimento di composizione delle crisi, anche del sovraindebitamento, toccato, come sappiamo, le crisi di sovraindebitamento delle famiglie, un altro degli elementi che può portare la famiglia ad avere contatti con situazioni che non sono lecite, perché, e per concludere, naturalmente non posso parlare del credito, come fai a non parlare del credito in un momento come questo, il tema del sovraindebitamento è collegato a una situazione tale per cui il credito in questa fase in Italia è veramente troppo selezionato, e per cui il tema del sovraindebitamento ci richiama prepotentemente ad un altro ambito di azione rispetto al quale ci troviamo ad agire, proprio per scongiurare e contrastare il portato della crisi che può fare incontrare, può far incrociare situazioni e limiti della norma, della legalità, diciamo, no? E per cui ecco, credo che su questi temi ci sia una riflessione anche etica da fare, una riflessione morale da fare, una discussione per la quale possiamo fino a un certo punto pagare errori non nostri, e poi mi si fa pagare l'economia reale e le famiglie, errori che non hanno fatto né l'economia reale né le famiglie, l'ha fatta l'economia della finanza, quindi in qualche modo dovremo anche fare un minimo di riflessione su queste cose. E le imprese, noi sosteniamo, hanno bisogno di banche nuove e soprattutto dotate di un nuovo spirito etico, che possano compiere un salto di qualità, disponibili e capaci di valutare la qualità progettuale degli investimenti proposti anche sulla base di quel valore che cerchiamo tutti di esaltare ma che non trova riscontro, che è l'intangibile, che è la genialità, che è la voglia di fare, che è anche la storia di un'azienda spesse volte anche la storia di un'azienda. Per cui serve un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di prospettiva che deve mettere al centro le risorse umane, al centro del progetto le risorse umane, perché per cui con il ritrovare i valori dell'etica, i valori della morale, e sono questi valori che poi vanno a contrastare quelle situazioni che erano state sottolineate con forza, con professionalità, con passione. Prima, gli asset materiali oggi sono importanti perché sono quelli che danno coraggio e voglia di inventarsi cose nuove. Per cui io concludo questo mio voler portare un contributo a una cosa molto interessante che è stata fatta oggi qui ad Ancona, dicendo solamente una cosa, che su questi valori noi non possiamo abbassare la guardia, su questi valori noi dobbiamo essere molto uniti e su questi valori noi costruiamo il futuro economico e sociale di una nazione che in questo momento sembra in alcuni versi perdere quella che è la cosa più importante, che è la speranza di sviluppo.